Che cosa c'è? Non ti piace il freddo? Oggi dobbiamo uscire. Abbiamo un rituale da compiere, tu e io. Ecco. Metti questa. Apparteneva a mia figlia. Bene. Oggi pronuncerò il tuo nome, piccola. Ma la dea lo ripeterà? Di solito è la madre a fare l'annuncio. Se solo l'avessi. Parteciperebbe tutto il villaggio e ci sarebbero anche le matriarche. Ma noi siamo emarginati. Seguiamo i rituali della tribù. Altrimenti diverremmo come gli infedeli predecessori che voltarono le spalle alla dea. A noi è rimasto lo splendore del creato. Bestie di aria, acqua, terra e acciaio. Un conto è cacciare una bestia. Ma con le macchine un'altra cosa. Devi essere umile e rispettare il loro potere. Te lo insegnerò un giorno. L'alta matriarca Tirsa. Cosa ci fa qui? Vuole forse impedire il rituale? No, 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 in piedi. È quasi il momento. Certo, puoi parlare con me. Sei venuta a benedire il nome. Non sono passati 6 mesi da quando te l'abbiamo affidata. Ma siamo emarginati. Tu per scelta e lei, beh. Sono un'alta matriarca e benedico chi desidero. Bene, ci onori. Sì, sì, vai. È tempo della pronuncia. È ora. Oh madre, ti invochiamo per dare un nome a questa bambina. Che il tuo amore possa scaldarle la vita come il sole scalda la terra intera. Pronuncia il suo nome! Aloy! Che il suo nome sia benedetto! Smettetela subito! Che cosa hai fatto? Ho benedetto il nome della bimba. Donna scellerata, quella bambina è una sciagura! Cosa ti ha detto sulla sua nascita, emarginato? Rispondi! Ho fatto come mi avevate chiesto. Crescerla, sì. Nessuno ha parlato di amore. Ora basta! E tu, benedirne il nome come se fosse una dei... Conosco i miei doveri. Verso loro e te. Senza consultarci. Sono qui. E dovunque andrai. Ti seguirò.
Aloy! Aloy! Oh, ma quante belle bacche! Sei un bravo raccoglitore, vero piccolo Bast? Ora va a trovarne ancora un po', hm? Fatto, che bravo ragazzo! Bambini, venite con me! È un'emarginata. Bisogna ignorarla. Ecco. Oh, andiamo. Sentirmi. È una specie di grotta. Topi. Sembra stretto, ma posso farcela. Queste sembrano rovine del mondo di metallo, uno dei luoghi antichi. Rost, non voglio che vada in posti del genere. Ma devo trovare un modo per uscire. C'è qualcosa più avanti. Luccica. Luci.
Sono ovunque. Ma come ci riesce? Una porta di metallo, chiusa. Magari questo dispositivo può aiutarmi. Altre luci, una forma. È collegata alla porta in qualche modo. Ha cambiato colore. La porta ha cambiato colore. Ce l'ho fatta. Che cos'è? Ha un dispositivo. Come quello che ho Tu credi fosse che voglia questo? È meglio che posso fare. È proprio dietro di te. Ehi! Tanti auguri, Isaac. Il papà vuole molto bene al suo ometto. Senti, papà non può essere con te, la mamma, ma possiamo ancora festeggiare, eh? Certo che sì. Mostramelo di nuovo. Non fare, è proprio dietro di te. Ehi. Tanti auguri, Isaac. Il papà vuole molto bene al suo ometto. Senti, papà non può essere con te, la mamma, ma possiamo ancora festeggiare, eh? Certo che sì. Buon compleanno. Felice anno nuovo, caro diario. Ci credi che abbiamo festeggiato ieri sera? Beh, così, più o meno. La direttrice Evans ha invitato tutti nella sala comune. Non so dove abbia recuperato i cappellini, ma aveva un che di macabro. Così siamo rimasti seduti ad aspettare la mezzanotte, ma sono davvero l'unico che ha colto il simbolismo di tutto questo. Ne sarebbe valsa la pena se Skylar si fosse ubriacata di nuovo, ma forse io sono un errore che non vuole ripetere.
visti mettersi in fila nella sala comune, come bestie al macello, eppure si sorridevano a vicenda. Chana dispensa farmaci, come se essere vivi fosse un dolore da alleviare. Beh, non per me. Non voglio andarmene in silenzio, non voglio svanire. Voglio mettere un punto alla fine della mia vita, non un'ellissi. Anzi, un punto esclamativo. Quindi, se turberò questo, mi dispiace. Non devo più nulla a nessuno. Perché sono morti qui? Cosa gli è successo? È Machu Picchu. Ho sempre sognato di vederlo. Ma niente. Perché non sono andata con Owen quando me l'ha chiesto? Che stupida. Avrei dovuto accettare. Forse era di questo che avevo bisogno. L'istante in cui si è aperta la porta ed eri lì davanti, vestito in retrotessuto, e il modo in cui mi hai sorriso. Ho dovuto distogliere lo sguardo, o te ne saresti accorto, della mia faccia, di cosa stavo provando in quel momento. Ah, è stato solo un attimo, ma lo sapevo. Sapevo che saremmo... Ricordi per i posteri. Bella idea, direttrice Evans. Come se non avessi già fatto abbastanza per i posteri. Quindi io non sarei qui come ora se non per i posteri. Ho chiuso con i posteri. Possono andare a... E prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora del nostro debito, della nostra morte. Scusate, è passato un po' di tempo e wow, le pillole che ci ha dato Chana sono forti. Ok. Mi ha trovato! Rust mi ha trovato! Sono qui! Arrivo! Arrivo! Siamo data la madre. Forza, su, prendi la mia mano. Quel posto non fa per te. Andiamo! Certi posti sono proibiti, Aloy. Che cos'hai sulla faccia? Niente. L'hai trovato là sotto? No. Dallo a me. No. Aloy, queste cose sono pericolose. No! Bene, se vuoi sgattaiolare lontano da casa, allora devi sapere come sopravvivere. Vieni, Aloy, a casa. Ma da domani imparerai come si caccia. Thank you.
queste forme? Che cosa significano? Prendi il tuo arco. Arco? Basta parlare con quel giocattolo. Scendiamo a valle adesso. Seguimi. La natura può essere pericolosa, Loi. Devi starmi vicina e fare come ti dico io. Lo so. Aloy, sei ancora tutta graffiata per la caduta di ieri. Partiamo da questo. Prendi questa sacca medica. Ti mostrerò come riempirla. La vedi, questa pianta? È la salvirama. Raccogli le bacche e mettile nella sacca. Bene. Ora mangiale. Sono amare, ma possono salvarti la vita. Tieni la tua sacca sempre ben fornita di bacche, fiori e piante medicinali. Dove siamo? Questa valle è solo una parte del... L'abbraccio della madre. Abbraccio? La tribù Nora protegge queste terre e tiene alla larga le macchine più pericolose, di solito. Lungo il fiume troveremo una mandria di macchine e ti insegnerò a cacciare. Sono pericolose. Tutte le macchine sono pericolose, Aloy. Bisogna rispettare il loro potere. Ma io ti starò vicino. Aloy, arriva una macchina. Abbassati e seguimi nell'erba alta. Guarda, ora sta giù. Sono piccole. No, Aloy. Quelle macchine sono le vedette. Dovrai imparare a eludere il loro sguardo se vorrai sopravvivere nella natura. Te lo mostro. Ascoltami e fa come me. Resta ferma. Aspetta che passi. Ora resta giù e seguimi nel sentiero fino a quell'erba alta. Lasciamola passare. La vedetta ti ha visto, Aloy. Deve riprovarci. Ora resta giù.
seguimi nel sentiero fino a quell'erba alta. Oh, un'altra. Lasciamola passare. Vieni, da questa parte. Muoviti lentamente e sarai silenziosa. E camminare abbassati è più sicuro che farlo in piedi. Aspetta. Quella era l'ultima. Proseguiamo. Sei stata brava. Non ti hanno visto né sentito. Sta vicino, la mandria dovrebbe essere più avanti. Chi è? Ignoralo. Perché è lassù? Ci sta sorridendo. Deb! Forza, torna indietro! Deb! Ignoralo. Siamo emarginati e lui fa parte della tribù. Forse a lui non piace la tribù. Allora è un pazzo. Andiamo ora, troviamo la mandria. Seguimi. Ecco, li vedi? Si chiamano corsieri. Perché li hai fatti scappare? Ah, per mostrarti che alcune macchine si spaventano facilmente se ti vedono e scappano. Dovrei avvicinarti furtivamente. Tranquilla, li ritroveremo più avanti, nella valle. Vedrai. Ora voglio che trovi dei sassi che ti stiano nel palmo della mano. Perché? Fai come ti dico e raccogli i sassi, Aloy. Ti farò vedere come usarli. Bene, così. Vanno bene, seguimi. Bene, ora lanciamo qualche sasso. Ma i sassi non fanno nulla alle macchine, no? No, ma le distraggono, attirandole in trappola. Quella vedetta, per esempio. Occupiamocene. O allerterà la mandria e la farà fuggire prima che possiamo avvicinarci. Allertarla? E come? Le macchine si parlano, Aloy. A meno che non vengano messe a tacere. Tu resta qui sul crinale. Al mio segnale, lancia i sassi e attira la vedetta verso di me. Aspetta il mio segnale. Aloy, lancia un sasso verso di me.
Aloy, ti avevo detto di stare lì. Ora dovrai riprovare. Aloy, lancia un sasso verso di me. Fatto. Vieni, ora è sicuro. Ispeziona la preda, ti insegno a costruire le frecce. Bene. Ora recupera i rametti di legno crinale dalle piante laggiù. Bene. Vedo che hai già raccolto dei rametti di legno crinale. Usa i rametti come asta della freccia e i frammenti di metallo come punta. Bene, non resterai mai a corto di frecce se sarai in grado di fabbricarle. Adesso proviamo quelle frecce. Seguimi. Qui. Resta bassa nell'erba e fai silenzio. È ora di fare la tua prima uccisione, Aloy. Un corsiero. Una delle macchine più deboli. Ma anche una macchina debole uccide un cacciatore. Se non fa attenzione, devi studiare la preda. Ha la corazza spessa. Ma ci sono anche dei punti deboli. Come il suo occhio. Ne vedi altri? Io sulla groppa. È un punto debole. Sì. Come l'hai indovinato? Il dispositivo me l'ha mostrato. Quel giocattolo. Ora basta giocare. Ora abbatti quel corsiero. Mira l'occhio al serbatoio. Se parte alla carica, preparati a rotolare via. Ancora! Sei stata brava oggi, ma hai molto da imparare. Domani continueremo. Cos'è stato? Il ragazzo! Quello sul sentiero degli audaci! Vieni, Aloy, presto! Ah!
solo questione di tempo prima che le macchine trovino il ragazzo e lo uccidano. Ma se colpissi, spaventerei la mandria e finirebbe travolto. Ma io vedo quali strade prendono. Basta con queste storie. Ascolta, posso intrufolarmi. Non lo farai. Aloy! Oh no, la vedetta mi ha visto. Devono vedermi. Attenzione. Devo muovermi piano e fare silenzio. Ci sono quasi. Eccolo là. Quindi non è un giocattolo. Aspetta, che la madre vi benedica. Vi benedica entrambi.
Lei... Tu! Mi ha salvato. Io volevo... No! Serra le labbra. Sono entrambi emarginati. E lei è una senza madre. Vieni ora. A cuore della madre. E tu? Quel ragazzo non doveva parlarci. È contro la legge tribale. Ora andiamo a casa. Vieni. Conosco la strada. Serra le labbra tu. Serra le labbra. Serra le labbra tu. Serra le labbra. Sta lontana, senza madre! Ehi! Bambini, venite via da lì. Raccogliete le bacche. Stai sanguinando. Fammi dare un'occhiata. Forza, sta ferma. Ci penso perché? Io. Perché? Perché sono stata emarginata? Aloy, non è il momento. Chi era mia madre? Aloy, ne abbiamo parlato. Non ci è dato sapere. Eri una neonata quando le matriarche ti hanno data a me. Quindi le matriarche lo sanno? Non è così semplice. Ma lo sanno? Aloy, siamo emarginati. E come faccio a farmelo dire? Dalle matriarche? C'è un modo, forse. Allora dimmelo! Sarà pericoloso. Come? Ci vorranno anni di addestramento. Non mi importa. Come posso fare? Dimmelo. La prova. Il rito di passaggio della tribù. E ogni anno chi la supera diventa un audace. Ma a chi la vince, le matriarche danno un premio. Premio? Sì. Qualunque cosa desideri. Allora lo farò. A tutti i costi. Vincerò la prova. Bene. Allora dovremo prepararci. L'addestramento sarà duro. E ci vorranno anni. Addestramento? Sì. Seguimi.
Rost! 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 Ma dov'è? Mancano 2 giorni alla prova e se ne va senza di me. Non lo farebbe mai. Non sarete voi a fermarmi. Lassù. Ma è lì immobile. Che cosa gli sarà preso? Aloy, sei qui? Vuoi stare da solo? No. Dobbiamo parlare. Ho riflettuto sul tuo addestramento, Aloy. Hai imparato a cacciare e a sopravvivere. Ma non sono riuscito a insegnarti una cosa. La vuoi imparare? Ma certo, imparo sempre ciò che mi insegni. C'è stato un problema di recente. È l'occasione giusta per imparare questa lezione, ma sarà pericoloso. Devi essere pronta. Oppure morirai. Scendi fino all'abbraccio e caccia per ottenere le parti per le frecce incendiarie. Frecce incendiarie? Di che tipo di problema stiamo parlando? Quando avrai le parti, raggiungimi alla porta, oltre il villaggio di Cuore della Madre. Alla porta nord, al confine dell'abbraccio. Sì, rimettiti in viaggio. Qualcosa ti preoccupa? No. Sei preoccupato per cosa accadrà dopo la prova? Ciò che accadrà è chiaro. Tu sarai accettata nella tribù, mentre io resterò un emarginato. Da evitare. Rost, anche se la tribù mi accetta, io non... C'è molto da fare, Aloy. Ne riparleremo dopo. Ok. Devo fare altro mentre sono nell'abbraccio. Grata la stramba sarà senza cibo. Procura le carne per una settimana, se hai tempo. Sarebbe bello se ringraziassi ogni tanto. Grata rispetta la legge. Il suo silenzio è nobile, non un insulto. Se lo dici tu. Andrò a cercare le parti, ma passerò anche a trovare Karst. Aloy, quell'uomo infrange la legge ogni volta che ti parla. Sono felice che sia così. Voglio un lanciatrappole e non c'è nessun altro mercante che tratta con gli emarginati. Riempilo di munizioni, allora. Quell'arma ti tornerà utile stanotte. Sembra un po' sinistro. Va bene, ci vediamo alla porta nord. Va a raccogliere le parti.
Mi sembra davvero preoccupato. Se crede che lo abbandonerò, si sbaglia. L'abbraccio. In tutta la vita non ho mai superato la valle. Ma le cose cambieranno dopo la prova. 2 giorni. 2 giorni e avrò delle risposte. 2 giorni e saprò chi era. E perché sono stata emarginata alla nascita. E se avevano un motivo per farlo. Bene, è ora di raccogliere le parti per le frecce incendiarie. Dovrei cercare una mandria. Farò quello che devo. Mi stanno dando la caccia. Preso.